16 mostre per 4 mesi di rassegna, 14 comuni coinvolti, 20 grandi eventi collaterali tra manifestazioni sportive, kermesse gastronomiche e culturali. E poi ci sono le 153 strutture impegnate nel progetto di accoglienza, gli oltre 15.000 buoni degustazione staccati e i contatti da capogiro del sito internet che ha toccato quota 185.000 visitatori. Sono numeri e traguardi importanti quelli toccati quest'anno dalla 17ª edizione della Primavera del Prosecco, festival itinerante dedicato alle bollicine superiori di Conegliano Valdobbiadene DOCG, che ha animato la marca trevigiana da febbraio sino alla fine di giugno. Un'impresa portata a termine con successo anche grazie alla preziosa partecipazione nell'organizzazione dei volontari delle Proloco. Le anime del territorio, le anime in questa manifestazione sono i volontari delle Proloco, migliaia e migliaia di persone che ogni sabato e domenica e non solo lavorano gratuitamente per questo territorio perché lo amano e hanno la voglia di farlo amare anche gli altri. L'onore di congedare la primavera e darle l'arrivederci all'anno venturo quest'anno è andato a Conegliano, dove in una delle prime caldissime sere d'estate Villa dei Cedri ha ospitato la serata di gala che ha fatto scendere il sipario sulla rassegna enoturistica. Abbiamo avuto una grossa soddisfazione quest'anno perché aumentano i visitatori, ma aumentano soprattutto i turisti, cioè le persone che vengono da fuori regione, che vengono da fuori Italia, soprattutto di lingua tedesca, ma anche di altre nazionalità. E un altro dato importante sono proprio anche i visitatori del nostro sito della Primavera del Prosecco. Questo testimonia proprio l'interesse, vorrei dire, del mondo per questo prodotto e per questo territorio. Prosecco che non solo si conferma come uno dei prodotti made in Italy più amati e conosciuti nel mondo, ma riesce a costituire ideale volano per il turismo di un'area, la collina pedemontana, che sta cominciando a vedere i primi significativi cenni di sviluppo. La presenza di enoturisti ed amanti delle vacanze slow, passate tra degustazioni, passeggiate all'aria aperta e visite alle meravigliose ville venete presenti nella zona, è in crescita anche grazie a manifestazioni come questa, che offrono la possibilità di fruire delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, anche e soprattutto durante la bassa stagione. La primavera è il periodo ideale per scoprire questo nostro territorio, anche l'autunno, a dire la verità, però nell'occasione della primavera c'è proprio questa manifestazione che in più paesi si verifica, c'è durante tutta la primavera, da febbraio a giugno. Il Prosecco è il nostro prodotto principe, il territorio cresce, è cresciuto in questi anni grazie a questo, ma io devo ringraziare in questo caso due categorie. Le prime sono chiaramente i produttori, perché hanno portato questo vitigno a una qualità eccezionale. E poi soprattutto tutte quelle persone che attraverso le Proloco, attraverso le mostre del Prosecco, si dedicano al territorio per la sua valorizzazione. Quindi io credo che sia doveroso da parte nostra un ringraziamento a questa vivacità che la nostra comunità sa esprimere. Nel corso della serata attribuiti i premi in occasione della 6ª edizione del concorso giornalistico Primavera del Prosecco, che ha visto in gara oltre 400 giornalisti italiani, e conferiti i riconoscimenti ai vini campioni del 2012, nonché le fascette d'oro ai vincitori della 3ª edizione della selezione dedicata agli spumanti Conegliano Valdobbiadene DOCG. Le giurie che hanno selezionato i premi erano composte da enologi ed enotecnici dell'omonima Associazione Italiana Sezione Veneto Orientale, nonché da professionisti del settore.